Come away with me, and I'll leave.
Arrivo al lato binario e lo vedo scappare davanti. Poteva attraversare il binario? Dove non si può mica, scusi. Sì. Ma come, cosa vuol dire quel messaggio? Vuol dire che ho perso il treno, no? Non ho risposto perché l'avevo spento. Meravigliosa, come sempre. Senti, scusate, lasciami parlare, per favore, eh? Ho perso la coincidenza, sono andato a mangiare qualcosa e poi mi sono infilato in teatro, mica potevo tenerlo acceso, no? Dove sono? Sono a Vercelli. Ma cosa dici? Ma no, ma quale bordello? Ma dai! Dove sono? Ma dove vuoi che sia? Sono in, alla stazione, seduto su una panchina, leggo un libro, aspetto il treno. La musica. Ma no, è il solito ragazzino con una palla e i finestrini abbassati. Sì. No, il treno parte fra 3 ore. Ma no, non ti chiamo. Ma tu dove sei? Sei a casa, vero? Pronto? Pronto? Ma va a cagare! Tutto bene? Sì, tutto bene. Tutto bene un cazzo! Io prendo il treno e lei si cazza! Lei? Cioè... intende sua moglie? Sì, infatti. Senta, cosa stava dicendo di tutti quei pacchetti? Dei pacchetti? Non fosse arrivato la telefonata. Guardi, lasciamo perdere, Ma perché, scusi? Sembrava divertente, al fondo. Divertente? Ma sarà divertente per lei? Io non mi diverto affatto. Sera mia moglie cosa viene a dirmi? Caro, perché non vai all'outlet a ritirare quelle cose che ho ordinato? Tra una settimana partiamo per una vacanza con degli amici, allora. Il fatto sta che circa un mese fa mi hanno tolto la patente, ecco, ho detto. Cazzo, avevo bevuto solo 2 birre, 2 birre. E allora che dovevo fare? Guardi qua. Pareo. Costumino. Perizoma. Per lei? Lei li ordina e ha detto per venire a tirarli. Non sarebbe neanche questo, Non sono questi pacchi. Gli altri, ma cosa dico pacchi? Scatoloni quasi, col coccodrillo gonfiabile, le pinne, le maschere, i boccagli. Per quelli che ho perso la coincidenza. Lo sa che cosa avrei fatto io? Li avrei lasciati sul treno. Mia moglie, e le mie figlie, tutte le loro amiche. Strillare per una volta!
Ah, mi ci sarei divertito un mondo. Perché lei non sa che cosa diventano le donne quando devono andare in vacanza. Non lo so. È proprio perché lo so. Dicono tutte che non avranno bisogno di niente, che ci sta tutto quanto in un beauty case. Ecco appunto. Guardi, sono capaci di sostenere che la mandano in un outlet per risparmiare. Proprio perché gliel'ha detto una loro amica che abita in un villaggio qui nei dintorni, ma tutto isola desolato. Ammetto che non c'è neanche la DSL. O parliamo del wifi, eh? Faranno chattare tutte le sere su Facebook. Tutte le sere chattano con lui. Una serata di merda. Ma perché? Scusi, signor Piero. Cosa ha fatto dopo aver perso la coincidenza? Ha lasciato tutto quel mucchio di pacchi e pacchetti in deposito alla stazione. Sono andato a mangiare lì, in una pizzeria. Poi all'uscita ho visto un crocchio fuori dal teatro, ho detto, entriamo. Ma che spettacolo di merda che date qui a Vercelli. Ma lei ci va male? Una volta. Scusa, ma perché non ha lasciato anche quelli in deposito alla stazione? Mi sentivo meno solo. All'uscita dico, che faccio? Sono già alle 12, alle 4 prendo il primo treno, per 3 orette di sonno, un albergo non vale mica la spesa, poi fuori piove, me ne sono venuto qua. Senta, questo caffè non credo è vero. First time high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. And it's over.
No, non chiude mica questo locale. E dietro crea la fame. Dio ha creato la fame. Ma sembra che nessuno sappia ancora esattamente a quale scopo. Femmine ineguagliabile, sa? È una mica corrotta come non i maschi. Ecco, come me, come lei. Che stiamo qui in questo locale di semiperiferia a spevazzare, fumare, vabbè, parlo per me, là. E a guardare questa fanciulla meravigliosa che danza. Lo sai che io lei potremmo essere in un quadro di Toulouse-Lautrec intitolato Una figlia e due puttaniere. Scherzo, anche io certe volte viaggio un po' troppo con la fantasia e qualche volta ancora di più con la lingua, ma forse non è proprio esattamente così, eh? Ah no? No. Ecco. Permetti? Sì. Io passo giornate intere a studiare le donne. Sono capace di osservarle per ora. Mi ci divento. Sfioro quella pelle di seta e di bestia e sorrido sornione a quel sorriso, sai, loro un po' tra il beffardo e il materno. E immagino di ansimare in un orgasmo che non è mai contro loro. Che quando le gote arrossiscono e le dita dei piedini si contraggono. Ah sì? Sì. Quello è il momento, la verità, la dichiarazione di importanza per quell'arnese che invece per la maggior parte dell'esistenza maschia sta floscio e nascosto in mezzo alle gambe. E riesce a andare fra la gente, osservare. Là, in mezzo ai sani della strada. Atletici, puliti, immortali. È come essere travestito da vivo nell'accampamento nemico, invulnerabile, come chiunque. Eugenio si è addormentato. Eugenio? Ma scusi, chi è Eugenio? Eugenio è il DJ del locale, vabbè, il DJ è un tipo un po' attempato che mette le musiche quando la cantante non c'è. Venga. Venga, venga su anche lei. Su, coraggio! Venga a guardare il mondo da qui. Io intanto approfitto, metto una canzone che mi piace. Su, si accomodi. Prego. Cosa stavamo dicendo? Ah già, andare fra la gente e osservare. Guardi! Guardi le ragazze che passano a frotte, tenendosi per mano e lanciando risolino. Hanno tacchi alti, gambe di rame nudo. E portano un pettine tra i capelli, o un cerchietto d'acqua. Come mi guardano, come mi guardano, senza vederlo. Come ciascuna apre e chiude il ventaglio del grembo del passo. Ma lo sai che è bello sceglierne una nella folla mentre sta lontana e battezzarla per poterla chiamare quando non c'è e fare coppia con lei nella fantasia e incontrarsi e arriva al fiume seduti sulla spalla le accarezzo la donna e d'accordo, domani, alle 7, davanti al caffè Cavour, anzi no, facciamo davanti al cinema Italia. Le dico, ciao Giulia, ciao Silvia. E arriva il compasso di streghina, di gitanella. E il cucino si è... Una bocca, beh, un po' troppo dipinta e porta... Un basco inclinato, la perugina, così sul lato dove ha la borsetta tra le corna.
piacciono le pellicole zitte che si sussurrano. Le cucine, quelle innocenti. Da me non vuole più questo. Un affiliato di cospirazioni ed allegria, un complice insomma. Mi regala una rosa, comprata da un sudamericano in bicicletta, un pacchetto di sigarette oppure uno stupido bacio per cucina. È la mia ragazza! Guardatela! Sta per attraversare la strada. Ma il semaforo rosso! Ma mi serve. Mi serve questo. Le serve? Ma scusi, che cosa? A toccarmi. Dico, a toccarmi. Con l'immaginazione. Alla vita altrui. Non lasciata mai posare un attimo l'immaginazione. Seguire continuamente con essa la vita degli altri. Ah, ma non di quelli che conosco, eh? Ah, no. Di quelli ne provo un fastidio, una nausea, se sapesse. Alla vita degli estranei, intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente. Ma no, casaccio, eh? Oh. Anzi, tenendo conto di ogni minimo aspetto di questo, non sapesse quanto e come lavoro, fino a quanto riesco ad addentrarmi. Mi ci sento proprio. Vedo la casa di questo, di quello. E riesco anche ad avvertire sempre il sentore che c'è in ogni casa, anche nella mia, nella sua. Soltanto che noi non lo avvertiamo più, perché è il profumo stesso della nostra vita. Vedo che lei annuisce. Sì, perché mi immagino che se lei si divertirà tanto, no? Divertirmi, io. Deve essere così bello. Mi dico un po'. Ma lei è mai stato consulto da uno specialista? Uno specialista? In che cosa? Un medico. Un medico specialista. Guardi che io non sono incavato. Oh, non sta allarmi. Glielo chiedo soltanto per sapere se lei ha visto in casa di questi medici la sala dove i pazienti stanno in attesa del loro turno per essere visitati. Ah, sì. Mi capitò una volta di accompagnare mia moglie dal ginecologo, diceva di avere delle pelli. Non vorrei sapere i dettagli, no? Scusi, dicevo, quelle sale, ma c'è fatto caso. Quelle sedie imbottite, spesso mal assortite, quelle poltroncine. Ma mica roba da casa, sa? Ah no, comprata dai cinesi al massimo all'IKEA. Il signor dottore ha per sé, per sua moglie e per i loro amici, un ben altro salotto, più ricco, più bello. Chissà come striderebbe qualche poltroncina di quel salotto portata di là, nella sala d'attesa, a cui basta un credo così, decente, sobrio, alla buona. Vorrei sapere, secondo lei, accompagnò sua moglie e guardò attentamente la poltrona su cui stava seduto? Io? No, veramente. Già, già. Perché non era malato? Eppure neanche i malati spesso ci badano, sa? Tutti compresi come sono dal loro raffreddore, dalla loro sciatica. E per questo che in Italia il Servizio Sanitario Nazionale va a buttare. Basta un mal di schiena e subito risonanza magnetica nucleare. Eppure, quante volte alcuni di questi pazienti stanno lì fare col dito segni vari sul bracciolo consumato di quella poltrona. Pensi, non ho capito. Che effetto fa poi, riattraversando la sala,
a rivedere quella poltrona su cui poc'anzi stavamo seduti in attesa del nostro nave ancora segreto. Trovarla occupata da un altro, anche egli con il suo maligno occhio, oppure no. Vuota, impassibile. Che dicevamo? Ah già, il piacere dell'immaginazione. Ma chissà perché ho pensato subito a una di queste sale di medici dove i clienti stanno in attesa del loro turno. Già, veramente? Non vede la relazione? No, neanche io. Ma che certi richiami di immagini così lontane fra loro sono così particolari, determinati da fatti ed esperienze così uniche e private. E che guardi, noi non ci intenderemo più, se parlando non ci vietassimo di farne un uso. Niente di più logico spesso di queste analogie. La relazione potrebbe essere questa. Avrebbero piacere con le poltrone di sapere chi sia il paziente che sta seduto su di loro in attesa della visita. Che male nasconde, dove andrà, cosa farà, dopo. Oh, nessun piacere, è così io come sono. E se sono là, povere poltroncine dell'IKEA, giusto per essere occupate da qualcuno. Ed è un'occupazione simile anche la mia. Ora mi occupa questo, ora mi occupa quello. E in questo momento mi sta occupando lei. Ah, creda, non provo nessun piacere per la coincidenza che lei ha perduto per il bisticcio con suo moglie. Per tutti i fastidi che posso immaginare in lei. Sono tanti, sa? È una bella botta di culo avere solo fastidi, sa? C'è chi ha di peggio. Io le dico che ho bisogno così di attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui. Non per sentire piacere, non per interessarmene davvero. Anzi, per sentire il fastidio. Per giudicarla sciocca e vana quella vita. Così che debba importare a nessuno di finirla. Però questo è da dimostrare bene, sa? Con prove, ad esempi continui, a noi stessi, ostinatamente. E non sappiamo da che cosa si è fatto, Ma c'è! Ce lo sentiamo tutti, come un'angoscia nelle gole, il gusto della vita, che non ci basta mai, che non ci può mai bastare. Perché la vita, nell'attimo stesso in cui la viviamo, così ingorda di se stessa che non riusciamo a goderla mai. E allora ci rifugiamo nel sapore del passato. Il gusto della vita verrebbe di là, dai ricordi che ci tengono legati. Cazzate! Ma legati a che cosa? A queste sciocchezze, a queste noie, a queste stupide illusioni, insulse occupazioni. Ecco, vede, questa serata, diciamo, che fondo è una noia, è una sciocchezza. E per lei magari anche una sfiga, Mi sa tra 4, 5, 10 anni che il sapore di questa è una vita è solo pensiero di perdere. Se vuole può rispondere. Una donna. Una donna.
Sì. L'unica che conti veramente è cosa. E perché non ha risposto? Mi sorveglia. Beh, visto che lei frequenta questo genere di locali... Ma che cazzo dici? Ma se lei tornando a casa sapesse che di lì a poco un terremoto sconquassasse tutto, ma dico, ma si metterebbe a letto, eh? Qui è tranquillo, ripiegando gli abiti, allineando le pantofole per godere poi del fresco di bucato della lenzuola, sapendo che di lì a pochi minuti il soffitto le crollerebbe in faccia, eh? Pensano tranquilli e quieti a quello che faranno domani e poi domani e poi domani. Le faccio vedere una cosa. Carcinoma si chiama. Provi a pronunciarlo anche lei. Carcinoma. La morte, capisci? Passata, mi ha piccato questa bella medaglia sul petto e mi ha detto: tienitela cara, ripasserò fra 2 o 3 mesi. Stare a casa tranquillo e quieto. Bisogna uscire io. Osservare. Basta. Ho paura. Ho una paura fottuta. Io in fondo me ne faccio una ragione attraverso tutte le mie riflessioni con loro, inventando tutta una serie di ragionamenti per convincermi che la vita fa schifo davvero. Poi no. Dice che vuole morire con me. Allora non è giusto. Lei capisce che se mi si fa un attimo il vuoto dentro,
ammazzare tutta la vita in uno che non conosco. Prendere una pistola e ammazzare uno che come lei ha perso per sfriga il treno! Saluti sua moglie e la sua figlia. E faccio una bella vacanza, mi raccomando. Non si arrabbi. Sono le piccole cose, i piccoli gesti quotidiani che fanno della vita un'esperienza da vivere. Te lo assicuro. No. Senta. Uscendo di qua per andare alla stazione, immagino che lei attraverserà il parco qua vicino. Ci andavo a giocare da bambino. Due alberi diventavano subito una porta di calcio. Le partite, le partite. Quanta vita è passata sotto quegli alberi. Innamorati che si scambiavano promesse. Bambini che si rincorrevano ridendo, anziani che si riposavano al fresco delle fronde. Mi faccio un piacere. Li conti con gli alberi. Quanti saranno? Tanti giorni ancora io vivrò. E se può, faccia due giri. Buonanotte. Put your head on my shoulder. Devo prendere il treno. Facciamo la strada assieme. Questa notte è ancora tutta da vedere.